Ogni penitente è il mio oriente e offriva quel sacrificio, quella dedizione davvero eroica di ogni momento, di ogni istante, di ogni giorno della sua vita, ecco, per ottenere attraverso quella offerta, ecco, la grazia della comunione tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. Ecco, è stato un segno davvero, come lo ha sottolineato Papa Francesco durante l'anno straordinario della Misericordia, il Giubileo della Misericordia, ecco, un segno davvero eloquente insieme a Padre Pio della misericordia di Dio. È stato il frate buono che assolveva tutti. Qualcuno tra i confratelli o superiori del tempo lo giudicavano male perché dicevano che era troppo di manica larga, e lui era solito dire che era Gesù che gli aveva dato il cattivo esempio, perché Gesù aveva perdonato anche il ladrone sulla croce, e quindi lui non poteva rifiutare il perdono a chi, anche se avesse commesso peccati gravissimi, ecco, ricorreva pentito al suo confessionale. Ecco, un grande santo che ha esercitato e ha rivelato il volto misericordioso di Dio attraverso questo sacramento della penitenza, e ha lavorato instancabilmente attraverso il sacrificio quotidiano, la sua offerta quotidiana al Signore per l'unità dei cristiani. Un santo davvero, ecco, dalla dimensione ecumenica, un santo dunque tanto attuale. Ecco, gioiamo oggi per il dono di questo grande santo, San Leopoldo da Castelnuovo. Vogliamo esprimere anche la nostra vicinanza, il nostro affetto ai confratelli della provincia veneta che si gloriano di aver avuto e di avere San Leopoldo, ecco, con loro, e vogliamo oggi pregare perché, ecco, questa missione che Padre Pio e San Leopoldo hanno svolto in modo eroico e generoso possa continuare nel tempo a beneficio, ecco, delle anime. Sia lodato Gesù Cristo.